chiusi mina Matilde, e da qualche silabia, del peso che è una iena. Perché ti credo che la teria sia più dolce da sale? Se qui a scopo l'inganno la siamo rovinati, d'altronde è meglio non pensargli. In due o tre giorni da che mi manifesti, sono un spettacolo, la siamo a mamare. Piuttosto, per teatro, te la c'è a posto? Dottore, per teatro, tutto a posto? Tutto a posto. Adesso si tratta solo di stabilire il qui posto. Ma scusa, Ophia, ma è teatro in via comune? Sì, signore. E perché ha scappato l'affitto? Affitto? Ma chi ha parlato d'affitto? Si tratta solo di fare qualche piccolo regalino così a qualcuno. Sapete anche voi come funzionano queste cose, no? Sì, ma mi dici adesso? Ma venina dimmi prima. Signor Tobia, scusate un attimo, non siete italiano voi? Non sapete che quando si ha a che fare con il comune, la provincia, un ente pubblico, diciamo, ci vuole un regalino all'assessore al ramo, uno per il funzionario che ne deve dare il parere, uno per l'impiegato che lo deve battere a macchina e qualcosina al custode per il disturbo che si prende. Signora Bernadette, a custode adesso? Dimenticavo il meglio, il personale di servizio per lo scomodo. Lo scomodo, quanto monta lì su tutto lo scomodo? 2. Ma sì, dai, cos'è di avanti? 2 milioni. Mannaggia, mia, mi metto a cavolta, che sono a Montecatini. Ascolta, per piacere, dica cosa fai con tua, Dottore, tu ti avvina a fare 1,5 milioni? Signor Matteo, ma che dite? Sapete che non dipende da me. E poi, è già difficile dividere 2 milioni fra tanta gente. Figuriamoci se fossero 1,5. Neanche a parlarne. Devono essere per forza 2. Vabbè, lei, perché facendo la stessa in prestessa, adesso abbiamo il maestro e prendiamo gli accordi. Così fermo con maggiore tempestività. Filuccio! Filuccio! Insomma, Filuccio! Dai, maestro! Signor Matteo, non chiamatemi seccante, ma i 2 milioni devono essere consegnati prima che si conceda il permesso. Non si può mai sapere. Via, anzi tu cosa credi al direttore? Sì, perché sei assurdo, sono te. Ho sentito benissimo i soldi che porterà domani mattina stessa il buon Matteo. Naturalmente in contanti. Ma segna a parlarne con i governi che abbiamo adesso, anche la sempre la traccia qui a Sinio. Maestro, ma come ho già detto che è tutto pronto, non basta solo che farsi insegnare il fattore iniziale, fare il resto penso mi ha perso. Mi raccomando a voi, cercate di fare una cosa naturale, senza forzature. Più la cosa esce spontanea, e maggior successo terremo. Nessuno deve capire niente. Sta tranquillo, Pesquia. Vuoi vedere che fare la busta dopo? Maestro! Un orecchino, buonasera. Ma per teatro, sono tutto a posto. Ah, era ora. E dove sarebbe questo teatro? Il teatro è 20 chilometri qua di un paesino. Giù del 4 perché ti manifesti e per uno spettacolo. Qua c'è il direttore, donna Sofia. Prendete gli accordi. Così, più presto, dai. Va bene. Anzi, per fare una cosa buona, sotto che scappiamo, andiamo a parlare in cucina, così stai più tranquilli. Dai, vediamo. Perfetto. Beh, andiamo. Vieni, cara. A chi? Ma la preoccupazione, direttrice. Che senza? Pinocchio. Pinocchio? No. Mi sembra che proprio non è normale. Ma no, non è solo apparenza. Maestro Tobia. Che dica, maestro? Vi volevo pregare di un favore. Sì. Non ve ne andate. Tra poco la signora Rara scende per trovare il suo pezzo forte. Ha bisogno di un po' di gente che le faccia da pubblico. Ah, va bene. Intanto, Dea, comunque prendete gli accordi dopo che penseremo. Dea, ecco, ben presto. Facciamo presto, presto. Dai, non piantare una perda, non c'è il compenso. Ma insomma, la volete capire che mi dovete lasciar perdere? Mamma mia. Non perdiamo tempo. Dea. Dai, che facciamo presto, che non ho tempo da perdere io. Dai. Ma va, schifo. Oh, Beata, guarda che se sta roba qui la va a finire male. Pezzo, partite meglio la crecola, sappi, Ma
cagata che metti a fecondi dopo, va! Giovanotto, ma volete tenere le mani a posto? Mamma mia, ma quante volte glielo devo dire, miseria! Su, non fate così che mi mortificate! Allora, Matteo, eh? Adesso io vado. È tutto a posto, va bene? Io peccato, se mi s'accordo, tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Adesso si tratta solo di far preparare i manifesti e di farli attaccare, va bene? Vabbè. Arrivederci. Ma come? Me ne volete andare? Senza che abbiate visto la prova? Senza che abbiate conosciuto la divina Zazà? Non sia mai! Voi non vi muovete di qui se prima non vedete la prova. E voi sedetevi, che adesso vedrete il numero più straordinario del varietà mondiale. Quando vi faccio un segnale, sapete quello che dovete fare? Compare, prima andare, dai! Senta che adesso, che adesso? Dai, la rinchita che poi non sei la prova, senta di senso. Sa che, senza tu. Dunque, ascoltate bene, prima di cominciare, è meglio se ci mettiamo d'accordo su alcune cose e facciamo una prova senza della signora Zazà. Dunque, voi sedete a questo posto e guardate fisso a me. Durante la prima prova restate indifferente come se niente fosse. Poi, quando la signora incomincia a fare il refrain, voi vi alzate e l'accompagnate facendo la cacca per tutto il tempo che dura il refrain. Avete capito? Come no, io mi metto qua, faccio finta come se niente fosse e quando la signora inizia a fare la fessa... Ma che state dicendo? Ma se l'ha appena detto, non l'ha appena detto.